Presidente Mario Grande, giù i veli dalla nuova Vultur 2018-2019 per quanto riguarda il discorso societario, qualche anticipazione un po' di tempo fa, ora tutto è realtà finalmente. Sì, finalmente siamo riusciti a realizzare questo che neanche un mese fa sembrava un sogno irrealizzabile. E adesso dobbiamo partire, abbiamo fatto la presentazione questa sera della società, del tecnico, e adesso bisogna iniziare. Quanta emozione e quanta voglia di fare c'è? Beh, l'emozione è tanta, credo che anche dalle mie parole si è un po' capito. E io questa sera ho coronato un sogno che era quello di venire su questa che a mio modo di vedere è la piazza, forse dopo il capoluogo, più importante della regione. E sento forte il senso di responsabilità, ma spero, che cosa dire, spero di essere all'altezza. Una piazza prestigiosa e difficile però nello stesso tempo. Ma certo, non c'è dubbio, ma il bello è proprio quello. Bisogna dimostrare adesso con i fatti e non a parole di riuscire a trasformare in cose concrete quello che abbiamo detto. Quali sono gli elementi che dovranno contraddistinguere questo impegno societario? Ma come ho detto, fondamentalmente tre cose, anzi quattro: serietà, dedizione, trasparenza e soprattutto una grande umiltà che ci impedisca di fare proclami, ma che ci faccia stare con i piedi ben puntati per terra, piantati per terra, per poter fare qualcosa di importante comunque. Non è mancato l'appello di fare fronte comune, tifosi, cittadini, sportivi, per sostenere l'operato della società? Beh, quello fondamentalmente, quella è la cosa più importante, è la cosa principale. Senza l'unione di tutte le forze di questa importante comunità non possiamo andare da nessuna parte. Io sono fiducioso che questo avverrà, perché sono convinto che, come ha detto anche il mister, il pubblico poi è il dodicesimo uomo in campo. E il bello di Rio Nero è proprio che c'è sempre il dodicesimo uomo in campo, dobbiamo solo guadagnarcene la fiducia. Presidente, qual è la cosa che vi rende più orgoglioso in questo momento? Probabilmente il fatto di sentirmi parte di questa comunità, il fatto che le persone che, con cui ho parlato, le persone che mi hanno accolto in questa maniera così cordiale e calorosa, mi hanno fatto sentire, mi fanno sentire giorno dopo giorno sempre più parte di questa comunità, e questo mi inorgoglisce veramente molto. Un suo messaggio è stato chiaro: se tutti sogniamo, qualcosa può avverarsi. Certo, questa è una cosa importantissima. E i sogni si possono realizzare, l'importante è che tutti remino nella medesima direzione, e sono certo che se questo avverrà, cioè nel senso che tutti daranno il loro contributo e si remerà tutti nella medesima direzione, potremo prenderci delle belle soddisfazioni già da quest'anno. Presentata la società, da domani inizia la campagna acquisti. Sì, assolutamente sì, noi aspettiamo di avere anche l'operatività sul terminale della Lega, perché è avvenuto tutto in questi giorni, e quindi penso che già in questa settimana sicuramente ci sarà qualche primo nome. Ma penso soprattutto alla cosa più importante, penso che entro questa settimana faremo anche uno stage per cominciare a selezionare gli under, che è la cosa più importante, perché poi la differenza non la fanno i grandi, ma la fanno gli under, perché se si gioca con gli under all'altezza sicuramente è quello il segreto per poter fare una squadra vincente. In ultimo, contento dell'entusiasmo e della presenza del pubblico oggi numeroso e fiducioso? Ma assolutamente sì, non avevo dubbi.
e io ringrazio ancora la comunità di Rio Nero per l'accoglienza riservatami. Sono veramente orgoglioso del fatto che, ecco, come ho detto prima, mi sento parte integrante di questa comunità, quindi ecco, cosa dire, spero di essere all'altezza. Allora, invitiamo gli amici a prendere posto, stiamo per iniziare la presentazione ufficiale della nuova società Circolo Sportivo Vultur 1921. Stiamo per passare la parola ai diretti interessati. Invitiamo gentilmente, abbiamo pochi posti a disposizione, vi invitiamo ad accomodarvi, siamo per presentare ufficialmente questa nuova avventura per la stagione agonistica 2018-2019. Un ringraziamento a tutti voi nella bellissima cornice, come sempre, dell'Atrio Palazzo Fortunato, a presentare ufficialmente questa nuova avventura. Dopo le note vicende della passata edizione, siamo qui per riprendere un nuovo discorso. Si può dire che purtroppo, con grande merito e soddisfazione, un gruppo di volontari sono riusciti nel loro intento, nel loro impegno di salvare il salvabile, quindi di recuperare dopo le sventure di particolari situazioni che non stiamo qui a ricordare, culminate nella retrocessione dalla Serie D e poi un campionato purtroppo molto difficile da vivere, molto agognato, che ha visto davvero soffrire i tanti sportivi tutti, però bisogna dare merito e onore, un ringraziamento particolare a tutti coloro che con grande spirito di sacrificio sono riusciti a dare la possibilità alla società Vultur almeno di conseguire l'obiettivo salvezza, che fa onore al loro impegno, ai loro sforzi, ai loro sacrifici. Ovviamente un ringraziamento va a tutti, da Raffaele Falaguerra a Pietro Traficante, a Vito Mascolo, a tanti altri amici che hanno contribuito, Roberto Sacco e tantissimi che, Pasquale Rossini, in qualche modo sono riusciti con non pochi sacrifici a tirare fuori purtroppo la nostra società da questa situazione un po' particolare. È il momento, naturalmente poi nei dettagli entrerà il Presidente, che è qui con noi a presentare questo nuovo discorso societario. Inevitabile era la continuazione con la vecchia società, questo verrà spiegato, e quindi si è dovuti in qualche modo intervenire in una maniera differente e creare uno spiraglio di una fusione proprio per determinare un futuro differente, considerata l'impossibilità di continuare con la precedente matricola. Siamo per entrare nel vivo di questa serata, intanto ancora un ringraziamento a tutti gli sportivi, tifosi, cittadini che sono qui con noi per questa presentazione ufficiale voluta fortemente dalla nuova società che ora stiamo per presentare ufficialmente, unitamente anche al nuovo tecnico, al nuovo staff che coordinerà anche la futura squadra, che ovviamente poi in secondaria sede sarà presentato ufficialmente sempre qui presso l'Atrio Palazzo Fortunato. È il momento però, prima di entrare nel vivo nella presentazione ufficiale della nuova società Vultur, è giusto e doveroso dare la parola anche ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, che in qualche modo è ogni volta sempre pronti e disponibili a supportare, a sostenere ogni società per cercare di garantire il miglior rapporto possibile, e ovviamente questo fa e deve fare onore alla nostra città come immagine e come naturalmente caratteristica di una società storica del calcio lucano che ha bisogno assolutamente di questo sostegno. Subito la parola al Presidente del Consiglio Comunale, Rossella Brenna. Facciamo un applauso, grazie. Buonasera a tutti, io qui porto il saluto del Consiglio Comunale, poi darò la parola all'assessore Nardozza per i saluti del sindaco e dell'amministrazione tutta. È un piacere essere qui con voi, chiaramente, grazie per l'invito, e ovviamente io ho seguito la vicenda come tutti su in amministrazione, su al comune. Sono orgogliosa ovviamente che abbia avuto questo esito importantissimo per la nostra comunità. Credo che come noi dobbiamo essere orgogliosi di voi, speriamo di esserlo sempre di più, e penso che anche
quest'anno noi cercheremo di seguire le partite, io per prima, che negli altri anni diciamo non ho seguito moltissimo, cercherò di seguire più da vicino la squadra del mio paese, e quindi a questo punto lascerei la parola a chi mi segue. Grazie al Presidente del Consiglio, poche parole ma molto significative proprio per dare il senso a quell'orgoglio di appartenenza che non dovrebbe mai mancare per tutti noi rioneresi, per sostenere quanto di buono si vuole fare per qualunque società, soprattutto proiettate in ambito di ambizioni da coltivare, nell'ambito sempre dell'unione che deve contraddistinguere la forza di una possibile società. La parola giustamente anche a un ex presidente e peraltro assessore attualmente ai lavori pubblici, sempre nell'ambito dell'amministrazione comunale, Mauro Nardozza. Buonasera a tutti, sarò rapidissimo perché immagino pure che sia giusto lasciare la parola al Presidente, ai nuovi protagonisti di questa stagione. Io naturalmente parto dai ringraziamenti, cercando in primis di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile che si arrivasse a questa giornata e che hanno lavorato molte volte anche sotto la polvere del tappeto nei momenti più difficili, e ringrazio quindi Raffaele Falaguerra, Enzo Paolino, dimenticherò, tutti coloro che si sono prodigati affinché si potesse continuare a disputare le partite domenicali fra mille difficoltà. Io ringrazio naturalmente, per me la Vultur è una cosa che mi è entrata dentro, per ringrazio naturalmente anche i tifosi che ci hanno sostenuto, ci hanno aiutato anche prima ancora che si costruisse, diciamo, i campionati che poi ci hanno portato al vertice. L'amministrazione dal canto suo proverà a manifestare la sua vicinanza nel limite di tutte quelle che sono le difficoltà dei nostri tempi che stiamo appunto vivendo. Proveremo quindi a starvi vicino e a sostenere questo progetto, perché la Vultur è, a mio avviso, il tratto distintivo, la carta d'identità con cui il rionerese poi si parla di sé anche fuori dai confini territoriali. Tutto questo è quello che volevo dire, grazie e arrivederci. Ringraziamento va doverosamente anche a Mauro Nardozza, anche per tutti i sacrifici e sforzi prodotti nella sua esperienza, peraltro molto felice, alla guida della Vultur Rionero. Vi ricordo che siamo in diretta Facebook sulla pagina TG7 Basilicata, per dare la possibilità a tantissimi rioneresi fuori dai confini regionali di poter seguire anche questa breve presentazione della società. Ci sono stati momenti difficili che abbiamo vissuto, il plauso va soprattutto ai tifosi organizzati che hanno seguito, nonostante le tante vicissitudini negative, con grande spirito di appartenenza, con grande sostegno, questa stagione che purtroppo non ha dato le soddisfazioni che la piazza merita. Quindi doveroso anche un fortissimo applauso ai tifosi organizzati, a tutti coloro che non hanno mai abbandonato la Vultur anche nel momento in cui tutto sembrava precipitare in una maniera indecorosa. È tempo di rinnovamento, è tempo di partire, siamo nell'anno zero come si suol dire, perché da un anno a questa parte è maturata una grande forma di interesse, è maturato un sentimento sincero, disponibile, quello di una persona che ha voluto a tutti i costi fortemente prendere in mano la piazza e circondarsi naturalmente di altre persone che gli possano dare una mano forte. Si è presentato in una maniera garbata, in punta di piedi, con una grandissima ambizione, quella di voler conquistare la presidenza della Vultur Rionero. Stiamo per presentare ufficialmente questa persona che con grande determinazione ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno negli ultimi 12 mesi, una forma di attaccamento davvero straordinaria ai colori bianconeri, e che qui questa sera vuole testimoniare proprio
come si sono gettate le basi per creare una società, un discorso nuovo, unitamente anche agli altri componenti che verranno presentati, proprio per dare nuova linfa al calcio di Rio Nero. Una persona che si è fortemente innamorata di questa piazza e che merita, a mio modo di vedere, tutto il sostegno incondizionato della piazza di Rio Nero. Mario Grande. Grazie, buonasera a tutti. Io in questi casi si comincia sempre dai ringraziamenti di rito, e che nella circostanza non sono di rito ma sono assolutamente sentiti. E un ringraziamento iniziale all'amministrazione comunale che ci ospita in questa location bellissima e che ha appena manifestato con due suoi rappresentanti la vicinanza al calcio, allo sport e a quelli che sono i colori della gloriosa Vulture. Per me, ormai lo sapete tutti, è questa sera il coronamento di un sogno e penso di non esagerare se dico questa cosa. Un sogno che è iniziato dopo la sfortunatissima finale play-out dell'anno scorso, quando purtroppo la Vulture è retrocessa nei campionati regionali. Io, che fino ad allora non avevo avuto modo di partecipare e di assistere ad incontri ufficiali, ho verificato in quella circostanza realmente come la Vulture è Rio Nero. La Vulture rappresenta per questa comunità un vero e proprio tessuto connettivo che unisce le varie anime e che le rappresenta in maniera egregia dall'alto dei 100 anni della sua storia. Quindi ho deciso già da un anno a questa parte che la mia volontà era quella di fare calcio in questa comunità, dove una comunità che non ha uguali nel panorama calcistico regionale, se forse eccettuiamo il capoluogo, ma non fosse altro per motivi puramente di carattere quantitativo. Quindi una piazza che merita tanto, una piazza che, rivede nel calcio quelle che sono le sue più autentiche e più genuine radici. Quindi io già un anno di questi tempi avevo deciso che perché il mio obiettivo era quello di fare calcio qui a Rio Nero, e vi prego di credermi se dico che se questo obiettivo non si fosse realizzato in questi mesi, in questi frangenti, negli ultimi tempi, io probabilmente avrei lasciato il calcio lucano. Questa cosa vi prego di credermi perché sono assolutamente sincero se lo dico. L'anno scorso, dicevo, dopo la sfortunata finale play-out, non si trattava di essere purtroppo una Cassandra, se era facile ipotizzare purtroppo dei tempi duri per la CS Vulture. Voi ricordate tutti i tentativi messi in atto di ripescaggio che poi si sono concretizzati nel nulla, e poi purtroppo una iscrizione al campionato regionale con un girone d'andata purtroppo che ha evidenziato tutte le carenze dovute alla mancanza di programmazione. E io, come giustamente diceva Antonio, devo veramente rivolgere un ringraziamento a coloro i quali poi nel girone di ritorno hanno, per grandissimo senso di responsabilità, deciso che la Vulture non poteva morire, non poteva
conoscere l'onta di una radiazione a campionato in corso. E quindi nomino, perché mi piace nominarle, le persone che si sono caricate questa gravissima responsabilità e che in assoluta autogestione hanno consentito poi alla Vultur la salvezza sul campo, cosa che è avvenuta seppure nell'ultimissima giornata della finale playoff. Quindi ovviamente mi riferisco, come diceva l'assessore Nardozza, ai vari Raffaele Falaguerra, Pietro Traficante, Enzo Paolino, Pasquale Rossini, scusatemi se dimentico qualcuno, e anche vorrei ricordare anche l'allenatore che comunque l'allenatore Claudio Possidente, che comunque ha ottenuto la salvezza sul campo. Quindi un ringraziamento doveroso a chi ha consentito che la Vultur raggiungesse questo importante obiettivo sul campo della permanenza nella massima serie lucana. Ora arriviamo quindi al percorso che ci ha portato qui stasera, percorso che è iniziato dopo la fine del campionato. Voi sapete tutti che la situazione purtroppo determinatasi durante l'anno della Serie D ha fatto sì che per la presentazione di numerose vertenze si è arrivati a una situazione di assoluta insostenibilità economica per la reiscrizione al campionato regionale di eccellenza con la matricola storica. Noi avremmo dovuto, per onorare quelle vertenze, arrivare ad un esborso superiore ai 50.000 euro. Quando anche avessimo voluto arrivare a una situazione di accordo con i giocatori che avevano fatto le vertenze, quindi a una transazione, magari nell'ordine del 50%, come si era ipotizzato, perché noi abbiamo fatto di tutto per vagliare e perseguire anche questa strada, comunque ci saremmo esposti, questo è giusto che voi lo sappiate, anche durante il campionato prossimo all'arrivo di numerose altre vertenze che ci avrebbero purtroppo che avrebbero determinato una distorsione del prossimo campionato, così come è successo un po' quest'anno col Potenza, che però comunque è riuscito, grazie alla grande forza economica che poi si è creata attorno al progetto, a far fronte. Ma comunque noi ci saremmo trovati nella condizione anche nella prossima stagione di dover far fronte a un ulteriore carico economico che probabilmente sarebbe diventato insostenibile, non fosse altro per il fatto che avrebbe sottratto delle energie importanti a quello che era le energie che invece dovevano essere destinate al campionato successivo. Quindi, perché è giusto che voi queste cose le sappiate, perché anche dal punto di vista tecnico è giusto che si comprenda come si è arrivati questa sera a questa situazione. A me era stato anche detto da qualcuno, va bene, ricominciamo dalla seconda categoria, con la stessa matricola della Vultur. Il problema è che purtroppo le vertenze sono legate non al campionato di appartenenza, ma purtroppo alla matricola. E quindi anche volendo fare un campionato provinciale allievi, comunque saremmo stati nella condizione di dover onorare le vertenze per evitare poi al momento dell'iscrizione di veder rifiutare l'iscrizione, quindi la radiazione di ufficio, perché questo sarebbe stato il destino a cui saremmo andati incontro. Quindi qual è stata la soluzione che noi abbiamo trovato a questa difficile situazione?
era l'unica soluzione possibile per poter continuare a fare l'eccellenza, era quella di portare a Rio Nero il titolo di un'altra società dello stesso campionato, militante nello stesso campionato. L'ipotesi, la prima ipotesi, l'ipotesi più semplice, era quella della Fides Scalera, che è una squadra che ha sede legale ad Atella e che quindi per la vicinanza territoriale, per il fatto di essere confinante, sarebbe stata di estrema facilità, ma in maniera del tutto legittima gli amici dello Scalera non hanno ritenuto di dover concorrere a questa soluzione cedendo il titolo. Rimaneva quindi l'opzione della Socer Lagonegro, che è una squadra che ha fatto un ottimo campionato, ma purtroppo è stata durante la scorsa stagione è stata una squadra apolide, perché per l'indisponibilità del campo della struttura comunale è stata costretta a girovagare per i vari campi della regione, e quindi i dirigenti del Lagonegro, in maniera altrettanto legittima, hanno ritenuto di non poter proseguire in un'esperienza che li vedeva senza una sede e senza una base da cui partire per ipotizzare un nuovo campionato ad alto livello, così come avevano fatto l'anno scorso. Il fatto che il Lagonegro non fosse confinante territorialmente con Rio Nero imponeva, per regolamento federale, una precedente fusione con una squadra avente sede legale nel comune di Rio Nero. E quindi io ritengo, alla luce di come sono andate le cose, che noi abbiamo fatto di necessità virtù, perché siamo riusciti in questo progetto a coinvolgere la squadra rappresentata dall'attuale vicepresidente della neonata Vultur, che è qui presente, seduto vicino a me, l'amico Antonio Mazzucca. E dicevo, abbiamo fatto di necessità virtù, perché abbiamo in un sol colpo realizzato quello che è stato un po' quello che io ho sempre ritenuto fondamentale per una squadra di calcio, cioè una squadra di calcio con le prospettive, con le ambizioni e con il blasone della Vultur non può prescindere ovviamente dall'avere un settore giovanile che sia il naturale serbatoio e il naturale vivaio, parlo di vivaio insomma, quindi diciamo per quella che deve essere la prima squadra. Quindi credo che in questa operazione abbiamo quindi ottenuto un risultato molto importante, che oltre a quello di aver conservato la permanenza nella massima serie regionale, quello di aver gettato le basi con una scuola calcio importante e seria, di avere le basi e le premesse per il futuro del lavoro. Quindi questo è credo sia una cosa molto 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 importante. Io vorrei però precisare questa cosa, che è una cosa che io ritengo importantissima. Noi stasera non stiamo celebrando la nascita di una nuova società. La Vultur non è mai morta, questo sia chiaro, perché la Vultur non è riconducibile a un numero. Io, come ho avuto modo di scrivere anche sui social, la Vultur non può morire, perché la Vultur è l'espressione migliore e la sintesi di tutta le tradizioni, la storia, il costume, la volontà della gente di Rio Nero. Quindi non è assolutamente riconducibile a un numero. Quindi la storia, il patrimonio, i valori, tutto quello che rappresenta, noi l'abbiamo
semplicemente fatta rigenerare e, come potete vedere, nella simbologia che abbiamo voluto rappresentare non è cambiato assolutamente nulla. Noi siamo riusciti in un'operazione, devo dire anche complicata, perché non è stato facile, di conservare assolutamente gli stessi simboli, la stessa, come dire, che, in modo tale che tutto quello che è la storia, la tradizione, i valori vengano rispettati e che possano quindi continuare. Questa è una cosa a cui ci tengo moltissimo, perché io non avrei mai accettato che una sola virgola e un solo punto di quel simbolo potesse cambiare. Quindi su questo credo che siamo riusciti a fare una cosa molto importante, e senza la quale, ripeto, non ci sarebbe stata sicuramente possibilità di andare avanti. Io, che altro dirvi? Io, come ha detto Antonio, io in quest'anno mi sono letteralmente innamorato della Vulture, del tifo e di tutto ciò che rappresenta questa società, che, ripeto, non ha eguali nel panorama calcistico regionale. Io vi posso solo dire che non faccio ovviamente nessun proclama. Noi, affinché le cose vadano in una certa maniera, dobbiamo stare con i piedi per terra. Io quello che vi posso dire è che la nostra gestione, di chi vedete qui su questo tavolo, sarà improntata alla serietà, alla dedizione e alla trasparenza. Questi sono i tre termini assolutamente imprescindibili che caratterizzeranno la nostra gestione. Serietà, perché la piazza di Rio Nero merita di essere gestita da persone serie. La dedizione, perché non è importante solo l'aspetto economico, non è importante solo le risorse finanziarie, che pure sono importantissime per mandare avanti una società, ma è importante la dedizione con cui appunto ci si dedica a questo progetto, la presenza sul posto e l'attenzione alle problematiche che possono uscire durante il campionato. E poi la trasparenza, noi vogliamo che la nuova Vulture sia un castello di cristallo. Mi piace fare questa immagine, portare alla vostra attenzione questa immagine, perché tutto quello che sarà fatto sarà ovviamente improntato al massimo della trasparenza, in modo tale che tutti dobbiate sapere, e io sarò a disposizione in qualunque momento, sapere come vengono impiegate le risorse che deriveranno anche dal vostro contributo. Questa è una cosa importantissima. E poi, per fare questo, non si può prescindere da parte mia di partire quindi con una grande umiltà e un grande spirito di servizio nei confronti di questa comunità che, ripeto, mi ha affascinato al punto di decidere che se non fossi arrivato qui non avrei più fatto calcio in Basilicata. Dobbiamo iniziare a costruire il futuro, dobbiamo iniziare da adesso, dobbiamo iniziare da stasera, e dobbiamo iniziare chiaramente, ecco, anche la presenza dell'amico Mazzucca, iniziare dai giovani. Nessuna squadra può pensare di avere un futuro se non coltiva il settore giovanile. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi che si avvicineranno alla scuola calcio siano le promesse del futuro e che soprattutto sappiano già da quando sono bambini che indossare la maglia della Vulture deve essere per loro un motivo di orgoglio. Questo noi dobbiamo inculcare ai nostri giovani, sono certo che ci riusciremo, perché
da qui devono nascere veramente le fondamenta per, perché poi da qualche ragazzo che adesso che farà la scuola calcio possano nascere le nuove leve della, della Vulture. E che altro dirvi? In questa avventura innanzitutto sarò affiancato ovviamente dagli amici presenti qui sul palco. E abbiamo deciso innanzitutto di dare questa sera, perché non possiamo ovviamente ancora parlare di calciatori, di calciomercato e quant'altro, perché siamo proprio all'inizio, però ci tenevo questa sera ad arrivare a questa riunione almeno con il nome dell'allenatore. L'allenatore io ho fortemente voluto, e ringrazio gli amici della società per avermi accordato in questo, ho fortemente voluto proseguire nell'esperienza con Gerardo Natale, che è stato con me 2 anni allo Scalera, e il primo anno abbiamo vinto i playoff e il secondo anno abbiamo conquistato un molto onorevole 6° posto, che per una matricola assoluta è stato veramente un miracolo. Ma al di là delle sue capacità tecniche indiscutibili, perché il mister Natale è un allenatore professionista dal 2016, e anche un ritorno a Rionero, perché lui ha allenato per 3 anni qui a Rionero, e soprattutto, consentitemelo di dirvelo, è una persona seria, che è la prima cosa che conta in un mondo come quello del calcio, dove è veramente difficile imbattersi anche nel calcio dilettantistico in persone serie e in persone su cui si può mettere la mano sul fuoco. Accanto a lui un'altra persona che è un po' un mito del calcio lucano, è il mister Alessio Musco, che è stato anche qui a Rionero e anzi stasera mi ha ricordato che ha proprio concluso la sua carriera qui a Rionero nel 78, quindi è un giovanotto di 70 anni, ma vi assicuro che vederlo in campo dà i numeri a molti quarantenni. È una persona di grande competenza, una persona che ogni volta che abbiamo calcato i campi della Basilicata è stato sempre accolto come se davvero fosse arrivato Dino Zoff, quindi una persona che gode della stima di tutto il mondo del calcio locale. Quindi due persone serie, due persone competenti da cui vogliamo partire per fare qualcosa di buono. Io non mi dilungo oltre, anche perché sicuramente voglio rispondere poi a qualche domanda che sicuramente ci sarà. Vorrei solo concludere dicendo che, ribadendo quello che ho detto all'inizio, stasera per me si sta realizzando un sogno. Questa è la dimostrazione che i sogni si possono anche tramutare in realtà. Io vi invito solo a una cosa, continuare a sognare, questo è importante, perché è probabile, ma io di questa cosa me ne sono reso conto in più occasioni nella mia pur breve esperienza calcistica, perché faccio calcio a livello dirigenziale da 5 anni, quindi non è tantissimo, però vi posso dire che soprattutto nello sport, se i sogni restano, ognuno se li tiene per sé, svaniscono nel soffio di una notte, ma se i sogni li facciamo tutti insieme e facciamo tutti lo stesso sogno, beh, questo sogno forse può diventare realtà. Grazie. Un messaggio chiaro e forte da intendere, da memorizzare nella mente di tutti, quello del presidente Mario Grande.